Buongiorno, non mi spaventate, sono struccata e sto in pigiama e mi sto bevendo il caffè con un po' di latte d'avena. Ho già fatto colazione prima, è già abbastanza tardi perché sono le 8:28 adesso ed è martedì 16 gennaio. Il mio fidanzato è già uscito da parecchio, tipo a 7:45 lui esce di casa per andare al lavoro. Ieri mi ero già prefissata nella mente di registrare oggi la seconda parte di quel video che avete visto, dove insomma vi racconto di questo periodo difficile. Però, siccome quella seconda parte so già proprio che sarà particolarmente difficile, cioè ve la voglio raccontare, però so già che proprio piangerò, quindi stamattina mi sono svegliata e effettivamente non ho voglia oggi di piangere e neanche di entrare in quell'argomento. E quindi, siccome poi anche, cioè lo so che non vado mai subito al punto, ma ecco, vi devo spiegare delle cose prima di arrivare a dirvi quello che vi voglio dire. E siccome ieri, che era lunedì, sono stata a casa praticamente tutto il giorno se non per uscire a fare la spesa perché era praticamente finito tutto e ho lavorato in casa perché appunto lavoro da casa, ho pulito tutta la casa perché di solito lunedì faccio le pulizie quelle profonde, ho cambiato le lenzuola, fatto le lavatrici, steso, insomma ho fatto un sacco di cose. E quindi quel video, prima cosa appunto, non mi andava di rattristirmi e poi ho anche voglia proprio di uscire e respirare un po' di aria fresca. Ho deciso comunque di accendere la videocamera e registrare e poi soprattutto vorrei iniziare a registrare un pochino ogni giorno, anche se non faccio cose particolarmente interessanti, ma semplicemente per tenerci compagnia, perché a me piace guardare questa tipologia di vlog da ragazze che insomma mi piacciono, ecco, non il primo vlog a caso che YouTube mi propone, e al tempo stesso, cioè proprio mi piace registrarli perché mi tenete compagnia. Calcolate che io sto quasi sempre da sola, il pomeriggio poi arriva il mio fidanzato da lavoro, però sia con il fatto che ci spostiamo di città in città spesso, oppure anche che lui in certi periodi all'anno va all'estero per lavoro e ci rimane circa 2 mesi, cioè io passo molto tempo da sola e quindi il registrare vlog mi tiene proprio in compagnia perché poi so che ci siete voi dall'altra parte che li vedete, mi commentate e quindi è proprio come se si creasse un'amicizia. E vabbè, a parte questo, ci sono varie cose che vorrei fare oggi, cioè in generale varie cose, ecco, non da fare oggi perché non ce la faccio con i tempi. È vero che sono le 8:30, però oggi all'1 e un quarto ho palestra. Ieri non ci sono andata perché appunto ho avuto una giornata piena di cose da fare, quindi ci vado oggi e poi ci vado domani e dopodomani, quindi questa settimana vado il martedì, il mercoledì e il giovedì. E le cose che voglio fare sono un po' lontane tra di loro, quindi è per quello che non ce la farò a fare tutt'oggi. E non mi ricordo se ve l'avevo detto, però mi sembra di sì. Io adesso sto a Firenze, vivo a Firenze da gli ultimi giorni di agosto, però vabbè, ufficialmente dal 1 settembre, e sarò ancora qua tutto gennaio e tutto il mese di febbraio. Posto dove abitiamo, la zona è Peretola, che sta proprio alla fine di Firenze, al confine poi dove iniziano gli altri paesi, tipo c'è Sesto Fiorentino, poi andando più in là c'è Campi Bisenzio, e quindi io la palestra ce l'ho a Sesto Fiorentino.
L'ho trovata lì perché quelli che stavano qua nella zona, prima cosa facevano solo gli abbonamenti, quelli annuali, cioè facevano anche quelli mensili, ma erano veramente troppo cari. E l'abbonamento annuale era conveniente, dividendolo poi per 12 mesi, insomma, era conveniente. Però appunto io non sarei stata qua per un anno. Perciò ho trovato quella, mi trovo bene e quindi oggi andrò in palestra. E quindi le cose che voglio fare prima di andare all'1 e quarto in palestra sono un po' lontane tra di loro. Mi voglio andare a comprare un'agenda del 2024, sto ancora senza agenda, e voglio andare da Tiger, che però sta in centro. E in centro io non ci vado con la macchina, ci ho provato, ma veramente non è fattibile tra traffico, ZTL, parcheggi a pagamento stracari, non è proprio fattibile, quindi ci vado con la tranvia. È abbastanza veloce perché non ti fai tutto il traffico, solamente semafori. Però ecco, il centro, abitando qui a Peretola, non è che io lo frequenti poi così tanto. Lo abbiamo visitato, siamo andati a vedere i musei, ci usciamo magari per andare a mangiare fuori, provare posti nuovi, però ecco, non è che la mattina dico mi vado a fare una passeggiata in centro, poi ritorno, lavoro, poi vado in palestra, stesso Fiorentino, insomma. No, ci metterei troppo e quindi mi devo prendere proprio delle mattinate o dei pomeriggi ad hoc per andare. E quindi stamattina vorrei andare a prendere questa agenda da Tiger. E le altre cose che voglio fare, invece no, stanno in altre zone. Calcolate che io ho l'IKEA proprio qua a 5 minuti di macchina. Poi c'è Intrend, dove assolutamente dobbiamo andare, però appunto se vado oggi in centro non ce la faccio andare da Intrend, anche se sta qua vicino. E poi c'è il centro commerciale Gigli, che sta a Campi Bisenzio. Con 15 minuti di macchina arrivo da Primark, cioè fantastico. E quindi io mi trovo molto di più a frequentare quei posti, quindi il centro commerciale. Perché magari lì vado, faccio la spesa e mi faccio anche un giretto nei negozi piuttosto che andare proprio in centro con i mezzi. Però in realtà adesso che ho iniziato a registrare video vorrei riprendere. Ci cioè andavo di più verso settembre, ottobre, quando ancora c'erano le belle giornate, andavo proprio lì la mattina a camminare. Ma ora mi voglio mettere d'impegno e farlo di nuovo, così registro video e mi rimane anche proprio un bel ricordo. Allora, ho finito di fare tutto quello che dovevo fare, mi sono preparata e poi adesso sto davanti al computer, sono le 9:54, avevo delle cose di lavoro veloci da fare, ho finito di fare tutto e ora andiamo. Però prima di andare vi volevo far vedere i miei nuovi occhiali perché ora non so in realtà col riflesso se danno fastidio, comunque volevo far vedere. Aspettate. Sì, appunto col riflesso, poi dovete dare un attimo l'illuminazione, forse così, ok? Vedete, sono tartarugati, sono degli occhiali da vista che porto, ecco, adesso visto che dobbiamo uscire me li metto perché sono miope e quindi da lontano non è che ci vedo molto bene. Vi faccio vedere l'outfit, anche se è molto semplice, comunque ha tutte cosine carine che mi piacciono tanto. Allora, questo piumino in realtà l'ho preso di recente, quindi boh, forse lo potreste ancora trovare con i saldi. L'ho preso da Stradivarius e lo cercavo proprio così, quindi tutto nero, corto, che cadesse giù dritto, quindi taglio boxy. Che però non avesse le parti metalliche a vista. Io non so se sono a fuoco, mannaggia, ecco. E infatti questo poi dopo quando lo chiudete sopra ha la pattina con i bottoncini che sono neri, quindi rimane proprio tutto nero, semplice semplice, che non passa proprio mai di moda e tiene molto caldo. Poi sotto ho un maglioncino caldo, la sciarpetta color cammello in cashmere, questi jeans che cioè questi pantaloni skinny che ho da veramente una vita.
più di 6 anni credo abbiano. E poi queste scarpe che ve le faccio vedere così, vediamo se mi mette a fuoco, ok, e, che ho preso su Vinted e erano nuove, non erano proprio mai state utilizzate, dentro hanno la pellicetta e in realtà non le stavo cercando, erano nella sezione quella consigliati, appena le ho viste le ho subito prese perché mi sono subito piaciute. Andiamo. Mi sa che sono arrivata tardi per le agende, perché ci sono solamente queste. Pensavo ci fosse più scelta, ma ovviamente l'hanno già iniziato, quindi cioè, solamente queste qua ci sono. Allora ho preso l'agenda, guardate dove sta Tiger, vicino a cosa. Battistero, là dietro c'è il campanile di Giotto, la cattedrale e là dietro c'è la cupola. Adesso vado a fare un giretto da Libraccio, che sta sempre qua vicino alla cattedrale. Amo questo libro. Questo è carinissimo, Sollo Vieste, e si sente anche di qualità ed è scontato al 50%, 25 euro. A me comunque piacciono un sacco le borse, gli zaini di Mandarina Duck. Sono tornata a casa, è tardissimo, è mezzogiorno e 32, sono già arrivata da un po', mi sono cambiata tenuta sportiva, tra poco devo andare in palestra, partirò da qua tipo 5 alle 13 all'una. E adesso sto cuocendo i ceci, ho fatto un soffrittino di cipolla olio, ho messo un po' di pomodoro e ora metto i ceci. Ho fame, quindi devo per forza mangiare prima di andare in palestra, ma tanto oggi ci sarà la lezione quella di pesi, addominali, insomma non è che salteremo, faremo grandi cose in movimento, perciò a me non dà fastidio mangiare subito prima di fare palestra, ecco, però dipende cosa vado a fare. Oggi mangio, faccio sempre così, mangio a quest'ora e poi vado in palestra. E poi ora mi faccio anche un'insalatina e ho poco tempo per mangiare e andare. Dopo vi faccio vedere quello che ho preso, ma ho preso solamente l'agenda, ma molto carina, ma comunque non c'era scelta, o prendevo quella o niente. E poi ho preso una felpa di pile per il mio fidanzato, poi più tardi vi faccio vedere. Allora, ceci con pomodoro e cipolla, insalatina e il pane. E sono le 12:40 precisi, quindi ho sì, un quarto d'ora per mangiare, dai, ce la faccio. Comunque ho appena aggiunto ai ceci la curcuma, ce l'ho spolverata sopra. Questa qua l'ho presa poi ieri da Lidl perché l'avevo finita, l'altro vasetto, e che ha un forte potere antiossidante, però è meglio messa crudo perché se si cuoce insieme agli alimenti poi le sue proprietà potrebbero cambiare e deve essere sempre associata a un grasso, in questo caso per esempio ho messo l'olio e meglio ancora se viene messo il pepe nero, perché viene assimilata meglio dal corpo, quindi io praticamente quando ci sta bene spolvero sempre sopra la curcuma, un po' in tutti i piatti. Ciao! Allora, ho fatto ginnastica, ora mi sono parcheggiata qua fuori casa, scendo e salgo su, mi faccio una bella doccia. Oggi abbiamo fatto anche TRX, che non avevo ancora mai fatto da quando sto qui e in realtà un'altra ragazza anche del corso ha detto che non l'hanno mai fatto neanche loro. E
Mamma mia, è stato particolarmente difficile. Adesso sono le 14:35, il pomeriggio quando io vado in palestra a quest'ora, cioè dopo pranzo, è proprio tutta una corsa perché poi io torno a casa, adesso mi faccio una doccetta, sistemo un pochino i panni, li metto ad asciugare, insomma faccio qualcosina, anche la cucina prima ho mangiato ma ho lasciato tutto un po' in giro. E poi alle 3 in punto mi metto qua davanti al mio computer per tradare. E adesso c'è questa novità che il trading è diventato effettivamente il mio secondo lavoro, perché sto tradando proprio con dei soldi veri e il profitto, se c'è, è un profitto vero che mi intasco e le perdite, anche se ci sono, sono delle perdite vere che poi devo recuperare. E quindi niente, era per dirvi che ho anche questo lavoro, quindi ora alle 3 mi metterò al lavoro, posso proprio dire. E niente, adesso mi vado a fare la doccia, quindi è proprio tutta una corsa. Doccetta fatta, mi sono messa la tuta per stare in casa e si sta bene a quest'ora perché fino alle 15:16 ci sono i termosifoni accesi, poi sono ancora accaldata dalla palestra, dalla doccia, quindi sto benissimo così. Poi più tardi in realtà mi viene sempre un po' di freddo ma in realtà dipende anche un po' dal tempo, oggi si sta bene anche fuori. Comunque mamma mia che c'ho tutto il riflesso della finestra, vabbè. E nulla, io mi sono anche proprio lavata il viso, fatta tutta la skin care, mi sono già messa proprio tutte le cremine che tanto oggi non uscirò più di casa e quindi sto già a posto per stasera. Allora, vi faccio vedere il mio setup per quando sto qua. Accendo questa luce, poi accendo quest'altra. Così mi creano un po' di atmosfera. Poi qui ho il display. Accendiamo il computer, ecco qua. Bene, poi mi siedo qua e ora mi metto a fare analisi tecnica su TradingView. Mamma mia, sono le 16:23, praticamente è quasi un'ora che ho aperto la borsa americana e che ho fatto delle operazioni, le ho fatte. Ho preso stop loss, quindi una perdita, cioè più di una perdita, e poi dopo le ho recuperate fortunatamente. Quindi praticamente dopo un'ora e 20 più un'altra mezz'ora per fare analisi tecnica è come se non avessi fatto proprio un bel niente perché avevo preso delle perdite e poi le ho recuperate, quindi sto a zero. Meno male che ho recuperato le perdite, però non ho portato a casa nessun profitto. Ora potrei continuare a stare qua davanti all'infinito, ma io mi sono data un tempo che è circa un'oretta e quindi se prendo una perdita entro quest'ora va bene, se faccio profitto ancora meglio. E se non ho concluso nulla per le 16:30 circa, chiudo tutto e rimando tutto al giorno dopo. Adesso poi di solito, dopo che ho finito di fare trading, controllo le mail di lavoro della giornata, oggi soprattutto che non ho lavorato per niente perché mi ero avvantaggiata al lavoro ieri e poi domani sarà la giornata in cui lavorerò tutta la mattinata, lavoro quello d'azienda. Quindi adesso ho visto che stanno arrivando gli ordini per domani, gli ordini della Conad, quindi li controllo le mail. Poi tra poco arriverà il mio fidanzato e prima che lui arrivi e prima che inizi a fare troppo buio, devo raccogliere i panni. Sono i panni di ieri che avevo steso ieri, stanno di fuori nel balcone e devo anche stirare le camicie. Infatti c'è la tavola da stiro lì, ho varie camicie da stirare e di solito me le avvantaggio la domenica, però siccome domenica siamo tornati tardi a casa, gliel'ho stirata una velocemente ieri sera, per oggi, perché appunto sono le camicie che il mio fidanzato utilizza per andare al lavoro e tutte le altre sono stese, quindi dopo le devo stirare tutte in modo che ce l'ha per tutto il resto della settimana. Ta-da!
Ho portato dentro lo stendino, pensavo che i panni fossero asciutti e invece erano asciutti, ma poi si sono di nuovo inumiditi perché di fuori si vede che già è umido. Quindi adesso prendo queste due camicie, poi ne ho altre in bagno e le stiro. Allora, mi chiudo un attimo qua dentro la cucina e il mio fidanzato ha detto che stasera vuole fare l'apericena. In realtà c'erano i cosci di pollo e le patate avanzate da ieri sera, quindi potevamo mangiare quelle e magari facevo un'insalatina, però lui ha detto che vuole, cioè ha tirato proprio qua fuori varie cose dal frigo e ha detto che vuole delle tartine, poi vuole delle bruschette con i pomodorini, comunque ora mi metto a prepararle e fino adesso, ma è tardi, sono tipo le 6, sì, forse le 6, siamo stati là sul letto a rilassarci un po' e ci siamo fatti il massaggio ai piedi a vicenda. Vi faccio vedere quelle due cose che ho preso stamattina. Comunque le mani le ho lavate perché ho detto che ho fatto il massaggio ai piedi. E lì vedete ci sono tutte queste cosine che ora preparerò per cena. E allora, alla fine io ho preso l'agenda quella settimanale perché mi trovo molto più comoda ad avere sott'occhio tipo se ci sono degli appuntamenti, scadenze settimanali, e invece la lista delle cose da fare in un determinato giorno poi me la vado a fare su un quadernino, proprio mi faccio tutta la lista e poi man mano che le faccio le cose le evidenzio. Quindi questa è fatta proprio come quella che avevo l'anno scorso, solo che è un po' più grande rispetto a quella che avevo l'anno scorso e mi piace di più. E niente, quindi questa io l'ho pagata 5 euro e mi piace molto, è fatta tipo in tessutino con tutti questi pezzettini, sembra tipo un tessuto riciclato. Invece poi questa è la felpa che ho preso per il mio fidanzato, semplicissima in pile per stare dentro casa con la zip davanti che si chiude fino a su e al collettino alto. E questa costava 19,95 e l'ho pagata 12 euro. In realtà lui queste le sfrutta tanto per stare dentro casa, gliene avevo fatta una identica, completa anche del pantalone l'anno scorso, ma se l'è messa talmente tanto, cioè praticamente tutti i giorni, mi dava solamente il tempo di lavarla e asciugarla e poi se la rimetteva, che il pezzo sopra si è, a parte che si è consumato il pile, mentre questa mi sembra un pochino più spessa e fatta bene, e poi si era proprio rotta la zip, questa parte qua finale che si allaccia, cioè che si chiude, questa parte qui si è proprio staccata e quindi veramente non era più utilizzabile, ma poi soprattutto consumata, era veramente diventato finissimo il pile. E quindi ho preso questa che mi sembra ben fatta, quindi forse durerà di più. Allora, la scenetta è pronta. Va, la smetti, te ne vai. Vabbè, mi fa ridere mio fidanzato. Comunque, vi volevo far vedere la valeriana. Non so se voi la utilizzate, ma a noi piace tantissimo condita con olio. Poi la giro un po' e poi sopra ci metto tutti i pezzettini di acciughe e peperoncino. Poi, vabbè, abbiamo le olive. Queste cose a me non piacciono, piacciono a lui. Sono peperoni ripieni di capperi. E tartine, bruschette, altri pomodori. Buona cena! E anche questa giornata è finita, sta finendo, finalmente mi sono messa nel letto, sono le 8 e qualcosa e il mio fidanzato è ancora di là, sta giocando al computer, tra poco dovrebbe smettere, viene di qua e ci finiamo di guardare un film che abbiamo iniziato ieri. E io niente, ho pulito bene tutta la cucina, poi sono lavata i denti, passato il filo interdentale, passato sempre il filo interdentale, ho fatto gli sciacqui con l'Listerine, non so perché sto dicendo queste cose, vabbè, comunque ho fatto solo questo, però perché la skincare l'avevo già fatta oggi pomeriggio, quando dopo la doccia.
Vabbè, basta con tutti questi dettagli inutili. Comunque avete visto, sono serena durante le mie giornate, ecco. Però ho notato che mi viene molto di più la tristezza e sento molto di più questa mancanza proprio in dei periodi specifici del mese, cioè che ha tutto a che fare con il ciclo. Non so se anche a voi succede, ma a me, cioè, succedeva in generale, ma adesso molto di più. Adesso, per esempio, sto in quella fase in cui no, mi sento forte, mi sento, perché cioè, è proprio la fase quella che precede l'ovulazione, quindi ora avrò l'ovulazione e poi dopo l'ovulazione io ho proprio un crollo ormonale e sono tristissima, mi viene da piangere, cioè delle cose veramente, cioè una tipo, tra virgolette, una mini depressione. E quindi sento proprio tanto di più questa mancanza, mentre adesso no, sto proprio in quel periodo del mese, per quello che vi dicevo stamattina, non mi andava di addentrarmi in quel discorso perché stavo proprio serena, non c'era motivo in quel momento di iniziare, cioè di registrare quel video oggi. E comunque poi ve ne parlerò. Però sento molto di più, ecco, il bisogno di parlare di quelle cose. E quando sto in quel periodo di down, perché ho più bisogno di affetto, non lo so, mi sento molto più fragile, così. Adesso mi sento forte, sì. E va bene, nulla. Comunque io stavo pensando che se vi può far piacere, a me farebbe piacere, ecco, pubblicare video tutti i giorni, quindi registrare ogni giorno, proprio perché mi tenete compagnia, mi piace condividere le mie giornate. Anche, ecco, per esempio oggi sono stata tutto il giorno sola e fino al pomeriggio quando poi è tornato il mio fidanzato, però mi sono sentita in compagnia perché ogni cosa che mi veniva in mente vi volevo dire, accendevo la videocamera e parlavo. Quindi per me questa, secondo me, è un'ottima terapia. E nulla, va bene. Adesso vi saluto e io domani mattina inizierò di nuovo un nuovo video. Inizierò comunque a registrarlo. Domattina vado in palestra presto, alle 9:30. E quindi poi vabbè, fatemi sapere voi dopo quando pubblicherò questo video se vi può far piacere avere tanti video uno dopo l'altro. Ok, ciao ciao, buonanotte.